forma pasquale della fiera della carrozzeria di Mirafiori. Oggi siamo qua perché abbiamo chiesto a un'organizzazione sindacale un incontro al presidente di regione e al sindaco, in quanto servono per sollecitare FCA a un tavolo aperto per discutere le prospettive di Mirafiori e non solo. Le carrozzerie di Mirafiori fanno cassa integrazione ormai interrotta dal 2010. Molti nostri lavoratori hanno fatto 3-4 anni di cassa integrazione. Si sono aperti poi i contratti di solidarietà che sostanzialmente servono a non far licenziare gli esuberi, perché non sono una soluzione, chiaramente non sono una soluzione perché evidentemente se non arrivano dei nuovi modelli gli ammortizzatori vanno a scadere anche grazie al fatto che la legge Fornero ha tagliato degli anni di ammortizzatori sociali. Ora siamo qui per chiedere che il tavolo dia delle prospettive di lavoro per tutti e che tenga conto che se il lavoro non arriverà nell'immediato occorrono altri ammortizzatori sociali. Nella nostra condizione siamo un po' tutti noi che siamo il finale, cioè quello che fa uscire la macchina, stiamo subendo un po' di più, ma altri reparti, tipo le prese, anche gli enti centrali adesso cominciano a fare la cassa integrazione, questo dovuto al fatto che non c'è progettazione, le meccaniche lavorano su un cambio vecchio, adesso magari dice qualcosa il compagno delle meccaniche. Comunque noi abbiamo lavoratori che sostanzialmente, io stesso ho fatto un calcolo soggetto, obiettivo negli ultimi 6 anni ho perso circa 40.000 euro, che non partivamo da stipendi alti, anzi abbiamo gli stipendi che sono al di sotto della media dei metalmeccanici, per cui le nostre preoccupazioni sono alte e questo qui è un primo impegno per portare avanti un conflitto per ottenere il lavoro.